Allora, a cosa vuoi giocare? Facciamo una battaglia a palle di neve! Oh no! Non ricordi ieri? Oh già! La signora Jolly ha detto che palle di neve non è un bel gioco! Potreste farvi male! Ehi! E se costruissimo una pupa zebra di neve? Ne abbiamo fatto uno ieri! E allora a cosa possiamo giocare, Su? A impronte! A impronte? Di cosa si tratta? È un gioco di cui mi ha parlato il nonno l'altra sera. Ci giocava spesso quando era piccolo. Aspettami! Va bene, Pock, tu rimani a casa al caldo. Ta-da! Vorresti dire che potremmo giocare a ping pong sulla neve? E dov'è il tavolo? Non intendo dire che voglio giocare a ping pong. Serve per il gioco delle impronte. Uno di noi due lancia la pallina nella neve e l'altro deve cercare di trovarla. Bello, non sembra molto difficile. Già, ma dato che è bianca, è difficile da localizzare. Come pensavo, è una passeggiata. No, appena saprai le regole. Andiamo. Mamma? Sì, Su? Mamma, possiamo andare al parco? Vogliamo giocare a impronte. A impronte? Oh, oh, posso giocare anch'io? Oh, certo! Ma c'è anche Elsie con te. Allora avrà bisogno di un compagno. Elsie, pensi che tua madre possa aggregarsi? Bene, eccoci qua. Quali sono le regole del tuo gioco, Su? Veramente il gioco del nonno. Beh, bisogna formare due squadre. Io e Su contro te e Elsie. La prima squadra fa delle impronte e l'altra squadra deve seguirle. Durante il tragitto, la squadra che lascia le impronte fa cadere qualcosa di bianco sulla neve. La pallina da ping pong. E se la seconda squadra raccoglie la pallina e riesce anche a trovare la prima squadra, ha vinto. Bellissimo! Insomma, io e la mamma seguiamo le tracce. Sì, e noi invece lasceremo le impronte. Mi piace molto questo gioco. E ora voi contate fino a 200. Uno, due, tre. E noi andiamo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salve! Ciao, Su! Sai, nonno, mi è venuta un'idea. Oh, davvero? Che idea intelligente, Su! Ora rimarrà solo una serie di impronte. In questo modo penseranno che sono sparito. Nonno, mi è venuta un'idea migliore. Oh, 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 oh. E che idea sarebbe? Andiamo in garage.